Ma come in diretta? Singapore, vado a Singapore, benedette care signore. Singapore, vado a Singapore, che mania di fare l'amore. Finisce che non riesco più nemmeno a dormire. Fiume giallo, giorno fiume giallo, via di qui lasciatemi stare. Singapore, vado a Singapore, benedette care signore. Da domani chiude mi imbarco con il primo vapore. Ma perché Singapore? Ma perché Singapore? Signore, Singapore, vado a Singapore e vi lascio al vostro dolore. Benvenuti agli Irlanda. A guardarvi mi si spezza il cuore. Peri, peri, vado a scaccia pensieri, ne ho passati di mari, ne ho passati di fiori. Chi mi dice che son buone le pere dopo un anno di fotografo anche stasera, visto? C'è il fotografo stasera. C'è il fotografo, il parrucchiere, lo stilista. C'è la musica, c'è il cuore. Benvenuti ai Gerlinda! Allora, torniamo. È stato un vero piacere. È stato un vero piacere. Pubblicità, no, no, pubblicità, no, no. Adesso la pubblicità. Allora, iniziamo subito la pubblicità. No, no. Ho un'idea. Ho un'idea, guarda. Mi è venuta sete a me. Sì, 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 colazione da Tiffany. È un signore che ci offre ogni volta una cosa buonissima. Ma che bello, andiamo posso, a vedere? Posso subito la chitarra? Subito! Ti risolvo subito il problema. Allora. C'è il capiccio? La bocca? Applauso a Stefano. Stefano Giugliarelli, vedi? Il mio compagno di viaggio. Franci. Il mio compagno di viaggio. Abbiamo un sacco di novità stasera. Abbiamo, allora, vorrei invitare queste due bellissime... Devo dire sorelle, devo dire gemelle. Prima, la volta scorsa c'è stato un po' perché loro sono... Sì, le facciamo venire qua, però con un applauso perché sono, oltre che bellissime, bravissime, poi lo vedrete. Però intanto brindiamo con loro. Senti Stefano, aiuto. Allora, quel signore che si trova al piano di sotto, che si chiama Colazione da... Posso neanche chiedere un sottofondo. Un sottofondo, ma un applauso sì. Vi servo. Colazione da Tiffany, nel frattempo stasera siamo in... perché devi bere, perché i disegni vengono benissimo. Loro sono due artiste meravigliose. Che chiaroscuri. Sono due artiste meravigliose che ci faranno vedere delle cose stupende. Stasera la serata, cantautori. Noi vi lasciamo alla sigla, ci vediamo tra... 2 minuti, 3 minuti. Scarsi. Saluti, colazione da Tiffany.
accanto a te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data ogni volta che hai creduto in me, tu mi hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai, il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà con te, e se tu mi lascerai che si posa la mattina, stasera cantautore abbiamo Cocciante, Tenco, Battisti, Venditti, Zucchero, Baglioni, Venditti, che dobbiamo più e più di così, però c'è una sorpresa, Stefano, e tu lo sai, perché ho messo una foto tua che quando la vedi non ci credi. Non tirare colpi su, bassi, su, mi raccomando. No, è un colpo bassissimo questo, dai. Sei pronto? Vai! Cocciante! Per questo è quello che verrà, io canto, le mani in tasca canto, la voce in festa. Gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, è un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà, io canto, le mani in tasca canto,
io canto. Ma sì, è vero che era al telefono. Sarà sicuro. Allora, stasera cantautori, buonasera a tutti, anche a tutti quelli che sono qua in Gherlinda, perché è sempre un piacere, sono sempre di più, ma poi ci aiutano. Ma visto che pubblico fa la cosa, grande pubblico, grande sport stasera. Abbiamo amici musicisti di ogni genere, bello. Abbiamo amici sportivi, abbiamo un po' di tutto, è sempre un piacere naturalmente. Ma poi stasera che musicisti? Guarda che strumenti, contrabbassi, batterie, ma chi saranno? Pianoforti, ma chi saranno? Microfoni vintage. Ma chi saranno? Perché poi se c'è, se l'attrezzatura è questa, noi devo pensare qualcosa di particolare. Sì. Poi sabato sera, tu non lo sai, io sono andato a trovare dei miei amici che in un posto qui vicino che tutti conoscono, che è la città della domenica. Chi è che non la conosce? Anzi, il primo parco tematico di questo genere in Italia, per cui. Sono andato a trovare dei miei amici, una cover di Santana. Bellissimo. Ma è una cover con la C maiuscola, la O maiuscola, la V maiuscola. Sono bravissimi. E la S maiuscola. Dovevi sentire. Poi ti presento un amico mio che è un po' il regista. Ma chiamala, no? Questa cover. Ma chiamala questa cover. Una sera. No, non posso. Ma sono 11 persone, arrivano fino alla sala giochi. Non è bellissimo, possibile, bellissimo. Non possiamo farli venire, però possiamo fare i cantautori stasera. Benissimo. Allora, io comincerei col chiamare i nostri amici che stanno al centralino, perché c'è una grande novità. Centralino. Sì, buonasera Francesco. Daniele, buonasera. Tu non sei la novità. No, io non sono la novità è al mio fianco. Ma ti sono ricresciuti i capelli? Mi sono ricresciuti i capelli, sì. Ma tutti insieme? Tutti insieme. Sì, dopo una settimana è normalissimo. Che ti hai piantato. Senti, ma la novità qual è, scusa? La novità è proprio qua, al mio fianco, si chiama Yvette, una new entry. Mamma mia, ti faccio fare una pausa, perché poi ha detto che lei... Beato tra le donne, siamo qua, non ci facciamo mancare nulla. C'hai sempre un cambio eccezionale, ogni volta c'hai qualcosa di nuovo. Comunque, beato te, caro amico. Senti, Yvette naturalmente aveva bisogno di un applauso, io l'abbiamo fatto. Adesso... voi fate la pubblicità sui vostri numeri telefonici, perché mentre arrivano le telefonate, poi io vi chiamo fra 5 minuti e mi fate il vostro elenco, come al solito, perché fortunatamente siamo in tanti. Leggo anche sotto la televisione. Sì, è sovraimpressione, comunque mi potete telefonare al 393-44-11144, mentre il numero di Yvette ve lo dice direttamente lei. 393-33-311. Yvette, non si sente. Voce Yvette. O glielo alzi? Tranquillissima. Okay. Vai. Yvette. Il 393-3311-33. Benissimo. Alzategli il microfono, perché lei ufficialmente ha detto che è timida. Io non ci credo. Voce. Lei ufficialmente ha detto che è timida. Questo è un programma dove si canta, si urla. Ma apposta, non c'è problema, vedrai che se stai con noi 2 ore, vedrai che la timidezza risolviamo il problema. Allora, i numeri di telefono li trovate comunque sotto il vostro televisore, nella fascia sottostante, per cui chiamateci. Questa sera abbiamo delle novità. Arriva qualcosa. Senti, dobbiamo parlare di un cantautore. Che cosa ti viene pensato? Per esempio, tanti anni fa, che cosa ci poteva essere? Non ne so, nel panorama dei cantautori italiani, per esempio, tanti anni fa, se io ti dicessi, Cocciante, completiamo il ciclo di Cocciante. Beh. La cosa più bella, più famosa, più conosciuta, che si fa anche. Io non posso. Ma che tu hai suggerito. Allora t'han suggerito. Comincia tu, dai. Beh, questa è soft. Io non posso stare fermo con le mani e le mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Perché questa lunga notte ho
l'ansia nera più del nero, fatti grande dolce lume e riempi il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina come non hai fatto ancora. Vai. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò in silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte perché lei vuole l'amore. Corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori, diamoci una cura per amarci quando è sera e poi. Francesco Conte per voi, Stefano, tutti i mercoledì sera. Giugliarelli, tutti i mercoledì sera anche lui. Un incubo. Quando poi dobbiamo presentare queste due donne stupende che stanno qua, perché noi abbiamo fatto solo il brindisi, adesso le andiamo a trovare. Andiamo adesso? O dopo il brano? Dopo il brano, dopo il brano. Quando lei se ne andò, per esempio, per esempio, per esempio, trasformai la mia casa. No, mi ricordo il ricatto. E da allora solo oggi non fermetico più a guarirmi che fu. Ho paura a dirti che sei tu, sei tu. Ora noi siamo già più vicini, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite su nel cielo aperto. E poi ancora in alto, con un grande salto. Poi c'era quella che praticamente tutti hanno cominciato a suonare la chitarra con questa, perché questo transito per gli accordi non li salo. Allora c'era un... c'era un... questa si cominciava a suonare la chitarra perché erano tre accordi all'inizio, tre accordi durante e tre accordi alla fine, sempre quella, però i tre accordi li imparavi, vanno in fondo. Grande Lucio. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura.
stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, che non porta tanto, tu non me lo dirai. Troppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco in fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Interruzione, passerei per una strisciatina per Baglioni, così tanto per ricordare un po' i 4-5 bei colossi, esatto, di quelli che erano i cantautori di una volta. I pilastri importanti della musica italiana. Ma tu poi alla fine come stai? Senza sapere dove andare, ed ho cenato a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? 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 E mi fanno compagnia 40 amiche le mie carte, anche il mio cane si fa forte e abbaia la malinconia. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti apre lo sportello? Chi segue ogni tuo passo? Chi ti telefona? Chi ti domanda adesso? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E io ritrovai le tue iniziali nel mio cuore. Non ho più voglia di pensare e sono sempre più sbadato. Tu come stai? 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 Tu cosa pensi? Dove cammini? Bene. La famiglia tutto bene, a casa tutti bene. Io andrei a fare una passeggiata bene, per bene. Certo, certo. Procuratemi un gelato e vi spaccherò il mondo. No, non era così la cosa. Datemi un gelato, vi solleverò il mondo. No, non era così. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Gherlinda, questa Revival Parade. Noi siamo qui ogni
mercoledì sera, vero socio? Speriamo di andare. Allora, io intanto volevo pregare quelli, gli amici miei, quelli fortissimi che devono cominciare a prepararsi, perché questa sorpresa è il momento di vederla prima o poi. Allora vado da queste due signorine. Prego, dottore. Seguimi, seguimi, vieni, vieni. C'ho un sacco di cose stasera da farvi vedere, un sacco di cose. Bentornata, bentornata. Senti, questa sera a chi ti dedichi? Ce l'hai una telecamera che fa vedere? Ce l'abbiamo una telecamera che fa vedere? Protagonista no, adesso ancora no. Sarà Gianni Morandi. Sarà Gianni Morandi. Questo signore sarà Gianni Morandi. Sarà. Senti, e tua sorella invece, secondo te, possiamo indovinare oppure... Ho visto qualcosa, ma penso che sia meglio che ve lo dica lei. Sì, è vero? È stata un'indiscrezione? Vabbè, vado a chiedere? Vado a chiedere. Vado a chiedere, vado. Allora, è attraversato, vabbè, è andato a prendere il coso, no? Sorella, benvenuta, come stai? Bentornata, è un sacco di tempo che non ci vediamo. Senti, invece tu chi ci racconti? Vediamo un po'. Io cerco di rappresentare Mango. Mango? Mango, noi per cantare Mango dovremmo fare una cosa... Beh, adesso insomma... cantare Mango è difficile, però Mango, eccolo là. Brava, brava, bravissima. Voglio un applauso per queste due ragazze stupende, bravissime. Stasera abbiamo degli ospiti importanti sotto ogni punto di vista, a 360 gradi. Allora, il mio amico regista che sta di sotto nel cortile, nel cortile, questo signore si chiama Lamberto. Sì, buonasera a te. È venuto a trovarci perché dobbiamo parlare di una cosa che avete fatto che è bellissima. E noi vorremmo anche un po' farla vedere. Abraxas è questo gruppo. Abraxas Band. Abraxas Band. Se vi capita, perché non fanno tantissime, mi sembra di sapere, purtroppo. Sì, non fa, una anche band perché, numerosa, costosa. Anche perché è un gruppo formato da 11 persone, mi pare. Sì. Per cui è abbastanza, già l'organizzazione non è... Però sì, sabato sera hanno fatto una cosa bellissima, come vi dicevo, alla Città della Domenica. Ecco, io vi ho fatto un po', questo è lui, che... Ovviamente suona questo strumento che gli affezionati come me sapranno benissimo, che è l'organo Hammond, che è un po' di storia della musica. Beh, direi per che grandi che l'hanno suonato. Per Lamberto. Anni è scomparso, poi adesso è riapparso finalmente perché è la storia del pop, è uno del strumento jazz, meraviglioso. Del rock. E Santana ne fa un grande uso. Voi avete fatto questo gruppo che è praticamente la cover di Santana, ma è un tributo a Santana. E avete anche ricostruito pezzo per pezzo, elemento per elemento, tutti gli strumentisti. Questo è quel signore che dicevo io, questo è pazzo dalle gare. Cristiano però, alle timbare. Pazzo dalle gare, però bravissimo, però straordinario, straordinario. Senti, Lamberto. Accanto abbiamo Walter. Grazie, buonasera a ciao, tutti. Ciao Walter. Walter che è il pianista che stava poco distante da te, che io ho inquadrato insieme a te quando stavate lì. Senti, il chitarrista che sarebbe il signor Santana? Il signor Santana è un ragazzo, Alessio. Questa è la sezione di fiati che sono bravissimi, è tromba, sassofono e trombone. Sì, sono tre ragazzi bravissimi poi. Direi di sì. Dovete andarli a sentire perché sono veramente bravi. Avremo occasione, spero, di sì, dai, di farci veramente apprezzare. Veramente bravi. Senti, adesso ti lascio, però poi mi racconti brevemente come siete nati e come vi siete organizzati. Assolutamente, siamo qui. Allora, bene, bene. Bravi, bravi, bravissimi. Devi sentire quanto sono bravi, però adesso vi presento la persona alla quale tengo di più in tutto il panorama delle mie puntate. E beh, certo, lei è Alessandra, lei è una persona veramente speciale, intanto perché grazie, è una grandissima professionista nel suo settore. Diciamo che sono una cantante di peso. Bellissima, bellissima. Noi puntiamo bellissima, sul fisico, bellissima. Bellissima. Senti Alessandra, ha una voce incredibile. Adesso poi vediamo se riusciamo a inventarci una cosa dal vivo, perché ci è capitato in varie occasioni. Tu ami il brivido. No, è una cosa è facilissimo con te, perché sei bravissima. Loro
sono Lola Swing, si chiamano. Adesso vi facciamo vedere, mentre stiamo parlando, vediamo se riesce il regista, se no lo facciamo dopo, a farvi vedere il vostro logo, cioè la cosa che vi rappresenta. Eccoli là. Eccoli, molto carino, molto, molto, molto carino. Siamo sfiziosi. Sfiziosi. E seguono brani dal 1920, 1930, 1940, però quelle che sono nell'orecchio di tutti. Certo, conosciutissime da tutti, che ormai fanno parte del nostro bagaglio culturale. Bene, allora sono venuti a trovare, eccola, guarda, c'è una bellissima immagine, Alessandra, che vi rappresenta moltissimo e che praticamente è anche questa. Questa è quando eravate, lo dico io per te, questa è quando eravate a Roma, mi pare, vero? Esatto. Alexander Platz, benissimo. E quella è una cosa bellissima. Adesso voi che cosa volete farci sentire? Una cosa che, dimmi tu, una cosa che a te piace farci... Mille lire al mese? Mille lire al mese? Possiamo andare? Potete andare? Volete andare? 3, 2, 1, pronti? Che disperazione, che delusione dover campar, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter anche trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità di uno zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter anche trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Oh. Grandi ragazzi. Ragazzi. Senti Alessandra, devi però presentarmi loro, devi presentarmi il tuo gruppo, certo, perché certo. È molto importante. È molto certo. Importante. Allora, intanto accanto a me Moreno Romagnoli al sax tenore,
Poi il Latin Lover del gruppo. Ah, beh. Questa sera il febbricitante maestro Sebastiano D'Onofrio. Sebastiano D'Onofrio, col fazzoletto. E dietro di me, ovviamente occultato dalla persona che sono io, Jacopo Bocci alla batteria, il nostro cuore pulsante. E Leonardo Tabarrini al contrabbasso, grazie. Senti, prima che scendete, che ve ne andate, se doveste fare un altro brano adesso, che cosa vi piacerebbe fare? Così tanto per... Poi ci rivediamo fra un pochino. Insomma, una cosa... In cerca di te? Non lo so, ti piace? Dai, pensi che piacerà? Certo. Sarà gradita? Ma certo. Allora, va bene, possiamo andare? Prego. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. L'ho conosciuta ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Sognando te, che più non ho. Bravi, bravissimi. Allora, fammi sentire al telefono, vediamo al telefono. Ah, il telefono. Mi ero dimenticato di sì, no, siamo, no, tu te voi continuate adesso a chiamarci. Ci sarà un bombardamento di telefono, sì, io lo so. Al 393-44-11144 e c'è il nostro telespettatore, si chiama Stefano, vorrebbe dedicare alla propria figlia Azzurra, Azzurro di Adriano Celentano, Azzurro, se è possibile, Francesco, Azzurro. E ti saluta anche. Facciamo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo in pubblicità. Sento gridare sopra i venti un aeroplano che se ne va. Azzurro, pubblicità. 3 minuti, torniamo subito. Dai, Gerlinda, Revival Parade come ogni mercoledì, pubblicità. Il
benessere degli animali allevati, il mangime di nostra produzione. Le coltivazioni dei terreni in assenza di prodotti chimici sono garanzia di veri chilometri zero e prezzi molto competitivi. I nostri prodotti racchiudono tipicità dei nostri territori, qualità come sicurezza alimentare, freschezza come gusto e aromi per un sapore di buono. Siamo l'Agricola Tardioli. Tutti parlano di noi. Puoi trovarci presso la nostra sede di Sant'Angelo di Celle a Deruta, ma anche in via Petrarca a Perugia e da novembre a Capodacqua di Assisi. Agricola Tardioli. AutoE, vendita auto plurimarche, auto usate aziendali e chilometri zero. Adesso anche noleggio auto, van 9 posti e furgoni. Puoi trovarci a Perugia, Santa Sabina, via Corcianese 77. Ma perché AutoE? Perché sono affidabili e professionali e anche molto gentili. Ciao! L'Infernaccio Bar Ristorante ti aspetta in zona Prepo, stazione di servizio IP, dove potrai gustare in una bella veranda all'aperto nella sala climatizzata la nostra pizza e i succulenti piatti preparati con maestria e cura. Siamo specializzati anche in pranzi veloci. Ristorante L'Infernaccio, dove i peccati di gola ti portano in paradiso. Ti aspettiamo, vieni a trovarci, non rimarrai deluso. Trasporto, ci pensiamo noi. Trasporto e montaggio in regalo fino al 31 dicembre. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovoarredo.it. Ogni acquisto da oggi è ancora più prezioso. Scegliendo i formaggi a marchio Norcia, sostieni i produttori di latte delle zone colpite dal sisma. Insieme per ricostruire una grande tradizione. Anche tu da oggi puoi fare la differenza. Aiutaci ad aiutarli. Noi con loro. Scegli i formaggi a marchio Norcia. Norcia è gruppo Grifo Agroalimentare. Auguri e buone feste! Auguri! Buone feste! Auguri, buone feste! Buone feste! Auguri! Buone feste! Auguri! Auguri! Buone feste! Auguri di buone feste dai 13 centri Consauto, i professionisti della revisione. Si schiariranno stasera, e serata, fioriranno serata accanto a lui, maestro. Imparere a camminare e mano insieme a camminare.
aspetterò che aprano i vinai. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze li avvicineranno. Dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose. Na, 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 na. Parlare piano incontro luce. Telefono, chi c'era? Una telefonata in diretta? Chi c'era? Sì, 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 la vogliamo, la vogliamo, la vogliamo, la vogliamo. Pronto? Sì. Pronto. Sì, sì, trasferisco subito Daniele. La linea. Chi c'è? Abbiamo buonasera, buongiorno. Angeli. Chi sei? Pronto? Pronto, pronto, pronto. Pronto. Chi è? E chi è? Sono Pachi, nuovi anni. Ma no! Pachi, Pachi. Allora vi facciamo vedere. Senti, voglio pregare il regista mentre parliamo con te. Buonasera Pachi. Senti, vicino a me c'ho quel fenomeno del mio amico e anche tuo amico. Tuo amico. C'ho Stefano con me, Pachi. Ma Stefano, va! Allora, dobbiamo... Ma non sei partito, Pachi? Dobbiamo, presentarlo. Di chi è però. Pachi, per chi poi? Sei, Pachi? Chi sei? Tu presentati da solo, ma sarà sufficiente, dai. Tu sei... Ma no, io sono sono un musicista, ma dai, ho fatto un pochettino di storia e che devo fare di più? Senti, e poi sono amico di Stefano, quindi sono amico vostro dei vostri ascoltatori. Ti stiamo mandando insieme a Stefano coi calzoni corti quest'estate, coi pantaloni corti. È qualche estate fa questa era la tournée con i Nuovi Angeli, grandi successi, Donna Felicità, Singapore, Anna da dimenticare, ecco perché noi abbiamo Ragazzina cominciato, e tanti altri. Ecco perché noi abbiamo cominciato con Singapore, questa sera abbiamo aperto la trasmissione in onore a te e al tuo gruppo storico. Ci sono delle canzoni bellissime, che era Ragazzina. Ce la fa sentire Pachi, no? Ce la fai sentire tu, ragazzina, dai, forza. Ragazzina, attenta che l'amore qualche volta è veleno. Grande! Grandissimo Pachi. Era vera, questa. Questa era cantata dal vero, dal vivo e funzionava. Guarda, stiamo mandando dei video che avete realizzato nel tempo molto carini, no? Che riguardano voi. Ma guarda, sia i video e sia tutto fanno parte della storia, di una storia di un amore per la musica. Pronto, mi senti? Sì, sì, ti sentiamo bene. Dica, basta. Abbassano i sotto. Se ci abbassano il loro audio, perché... Sì, Pachi, dici pure, scusa. No, perché sotto... Allora, prova a chiedere a Stefano perché Donna Felicità è in Do maggiore. Ma come? Io sapevo che era in Mi bemolle, Donna Felicità in Do maggiore, ho capito. Però... No, stavamo ascoltando Anna da dimenticare, altro brano simpaticissimo, carinissimo, che abbiamo, non l'abbiamo fatto, però adesso lo faremo. No, fai Anna perché è il pezzo che amo di più. Voi fate delle serate, fate tantissime serate, devo immaginare, perché sono brani piacevolissimi, sai. No? Pachi? Pronto? Ci sei, Pachi? Va bene, dai, va bene. Pronto? Allora facciamo una cosa.
Sì, Pachi, ci sei? Pronto? Ci sento lontano, ma sono sempre qua. Però sì, non ti abbiamo su questa... No, magari, ecco, se ci ricordi... Ci senti, Pachi? Pronto? Dai, lo richiameremo. Non sento più niente. Dai, non c'è problema, Pachi. Ci aggiorniamo. Adesso sì. Ecco, ci sei? Bene. Adesso sì, adesso no. Qualche problema. Senti, comunque facciamo una cosa, dai, ci aggiorniamo. Dimmi. Se tu torni da queste parti ci fai sapere, noi ti ospitiamo con grande piacere. Ma sicuramente, poi vengo con l'amico Stefano però. Magari vieni in trasmissione, Pachi. Grazie della tua presenza questa sera, grazie tantissimo. Grazie davvero, Pachi. Ciao caro. A proposito di canzoni, no? Perché se stavamo sentendo, no? Anna che mi dà un bacio in punta di piedi, Anna che piange sempre guardando un film, Anna che mente male eppure ci credi, è tutto già passato ma vivo qui. Ho troppo da dimenticare, la vita non mi basterà. Anna con sempre troppe collane colori, e grandi decisioni decise mai, gelosa matta senza mai darlo a vedere, Anna con un talento per fare guai. Ho troppo da dimenticare, basterà. Donna fino al punto da trattare me come mezzo matto e mezzo suo bambino, matta anche poco matta sì, perché era tutto troppo insieme a lei. Anna che il suo destino lo gioca alle carte, Anna che se le piaci ti dà del tu, Anna che non sopporta un treno che parte, sul treno è partita e non torna più. Ho troppo da dimenticare, la vita non mi basterà. Bene. Vi siete accorti che abbiamo un pubblico speciale di ragazze bellissime? Fra l'altro, voglio un applauso per le ragazze. Però devo parlare però con qualcuno che... parlo con voi molto volentieri, fammi sedere qui vicino a voi. Poi fate una cosa molto particolare, adesso me la spieghi però. Il rugby. Che è, nell'accezione comune, mi sembra uno sport, diciamo, mediamente, normalmente maschile, come tanti altri magari, però sì, per voi è stata una grande passione. Sì, assolutamente, è una passione che ci accomuna tutte, siamo tutte ragazze di età diverse, che però... Raccontami, ma come ti è venuta la prima volta quest'idea? Cioè... Io per esempio gioco da quando sono bambina, avevo 8 anni e adesso ne ho 28, quindi cioè, non è una passione bella lunga. Cioè, è stata così. Sì. Però qualcuna di voi è arrivata molto dopo, magari da che cosa? Da un'amicizia, come in molti sport magari, parecchie, no? Vengono magari con il passaparola, vengono a giocare. Oppure noi ragazze facciamo perché un po' ridete, di pubblicità. Perché ridono? Perché ridono? No, dimmi perché. Non lo so. Perché cosa è successo? Magari anche loro vogliono dire perché hanno iniziato, no? Sì, voglio sapere perché. Tu perché hai cominciato? No,
Perché sì, va bene. Beh, no, come risponde? Può andare? Perché no. Va bene. Comunque normalmente perché ci sono delle amicizie, ci sono delle ragazze, delle amiche che fanno questa cosa, però io volevo parlare un pochino anche, io vorrei che si accomodasse, io ho parlato con Frondizi. Ecco, per cui vieni a trovarmi, perché poi parliamo un po' di tutto. Io mi sono un pochino, ecco, lui è questo signore, sì. Dillo tu magari, perché tu sei il responsabile. Sono il referente per il comitato per l'attività femminile regionale. Per l'attività di tutta la regione per il rugby. Sì. Per cui per il femminile. Per il rugby femminile, certo. Per cui mi dicevi che adesso questa sera tu hai la rappresentanza di due squadre, tre squadre. Sì, però due che si sono costituite da poco e che sono, diciamo, stanno una under 16 e sì, una under 14. Questa sera ci abbiamo, partendo dalle più piccole, c'è il rugby Gubbio con tre ragazze dell'under 14. Sì. C'è lo Spoleto Rugby con tre ragazze dell'under 16. È perfetto. Poi però avete una squadra che sta in Serie A. C'è la squadra di Serie A che fa il campionato di Serie A senior. Che però che ha questo nome. Che sono le donne etrusche. Donne etrusche perché? Miriam Keller è la capitana delle donne etrusche. Capitana, cara capitana. Perciò, ecco, eri tu, io mi ero segnato questo nome. Però questo nome è Alto Atesino. Sì. È vero? Sì, io ho origine svizzere, però sono nata e cresciuta qua a Perugia. Va bene, perciò la teniamo, perché è anche certo. Brava magari, per cui non la lasciamo. Sì. Nazionale, è vero? Sì, ho avuto perciò qualche esperienza. Per cui sei un riferimento per tutte le tue amiche, insomma. Sì, sì. Perciò loro sono un po' di Perugia, mi sono segnato, un po' di Cortone e un po' di Siena, vero? Sì, noi siamo una squadra di donne etrusche appunto che si è formata con delle squadre più piccole, Perugia, Cortona e Siena, e da quest'anno anche Terni, quindi diciamo che siamo una grande squadra che unisce un po' tutta questa zona, sì. Avete preso magari un po' il meglio da tutte. Sì, allora, facciamo così. Io adesso sospendo un attimo, poi mi raccontate che cosa state facendo e che cosa farete, va bene? Allora, torniamo al telefono intanto, fatemi parlare con questi due, perché allora, un applauso ci vuole perché abbiamo avuto qualche problema, ma è il bello della diretta. Allora, questa sera gli auguri vanno ad Enrico De Assisi da parte di Marica, Silvana, Marcello e Daniele, e poi un'altra dedica a Massimo il Romano De Perugia. Le ragazze Romano De Perugia mi sembra un po' una cosa, vero? Romano De Perugia. E dedicano, se è possibile, vorrebbero Romano ascoltare, Donna Romano De Perugia, Felicità. Lo teniamo. Donna Felicità, donna l'amore, donna felicità, lo può trovare, glielo troveremo noi, chi vuole coltivare la sua rosa. Ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa. Scommettiamo che lo so, a chi darà la rosa. Stefano, mi raccomando, perché tu ci vai, il ragazzo vivace, Stefano, tu non lo sai, ma insomma, per tenerlo a freno lassù sopra il banchetto non è facile, sai. Allora, io vorrei parlare della nostra nuova, fammi parlare di Ivette questa sera, perché me la potete inquadrare per favore? Senti Ivette, ti hanno telefonato, sono stati bravi con te questa sera? Sì, ce l'ho più di una dedica. Sono stati gentili, un po' più vicino il microfono, se no non ti sentiamo. Ce l'ho più di una dedica. Ah, va bene, allora me lo dovete alzare un pochino, perché se no cambiate il microfono, invertitevelo, perché l'altro va molto forte. Allora, mi senti adesso? Lo vedi? Va molto forte quello, non prendetela con lei, dai. Allora, Ivette, ti hanno fatto delle telefonate, cioè parlavano tutte di musica? Sì. Lo sapevo io, doveva esserci qualcosa, va bene. Comunque, dici qualcosa di quello che hai ricevuto tu, perché Daniele è sempre in linea, lo vedi? Adesso a te, appena cominciano a vederti bene, perché non ci vuole molto, vedrai che te ne prendi di telefonate. Se me la inquadrate, poi vedete che davanti abbiamo un albero di Natale che è carinissimo, perché siamo entrati nell'ambiente, nell'argomento, e mi sembra giusto. Poi davanti all'albero di Natale c'è un regalo da fare per questo Natale prossimo, che io vi consiglio, perché oltretutto è una cosa che è stata montata in un lungo, ci è voluto tantissimo. Fra poco vi parleremo di un'attività che sta nascendo qui dentro il Gherlinda,
che parla di queste cose, appunto. Si chiama Star Shop, è un'azienda che tratterà questi prodotti, e questa Star Wars, che praticamente è un film che uscirà, mi pare, il 16, sarà concomitante con l'apertura di questo negozio, che fra l'altro si trova proprio davanti all'ingresso dei cinema che stanno qui di dentro al Gherlinda. Per cui, allora, parliamo con Daniele anche, così almeno mi puoi, mi aggiorni. Due dediche lei, due dediche lui. Ditemi che io torno nella mia posizione col pallone, con tutto l'armamento. Una dedica da Luigi a Francesca con tanto amore, una canzone di Claudio Baglioni a tua scelta. Una canzone di Claudio Baglioni. A proposito di Baglioni, c'è anche il nostro amico spettatore Lorenzo, che ci segue invece da Foligno e voleva dedicare alla sua compagna Alessia una canzone di Baglioni, Mille giorni di te e di me. Mille giorni di te e di me, certo, noi la possiamo fare, però ti volevo dire, Mille giorni di te e di me, secondo te Stefano, la possiamo fare? Perché non lo so, ci vuole la tua autorizzazione. Si potrebbe anche fare. No, te lo devo dire il perché. Perché? Perché questo brano è, noi stiamo parlando di... Ah, di revival. Allora facciamo E tu, dai, che è bellissima, e li accontentiamo, penso, tutti e due, dai. Però un pezzettino di Mille giorni di te. E faccela allora. Usciamo un pochino fuori dal periodo, però non è che saremo... Ci condanneranno poi così. Facciamo un pezzettino. Nascosi il tempo, ti ho nascosto da tutto e tutto per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente e non saper che fare. Hai un motivo e una colpa, ti ho fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo ed io così, dolente mi l'hai buttata al saper di. Ci saranno voci che respirerà il tuo dolore, pensando che sia il mio, io e te, che facemmo e vediamo, non avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. È una storia va a puntare, saper se andassi io. Così tanto per fare un transito su Baglioni. Coccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui, ed io, di nudi io, sfioravo i tuoi capelli io, e fermarci a giocare con una formica, e poi chiudere gli occhi, non pensare più. Senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle.
correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io, e baciarti le labbra, un filo d'erba, e scoprirti più bello con i capelli in su, e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro i cuori. E io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. E perciò noi siamo caduti coi vestiti in mare, ed un bacio e un altro ancora, da non poterti dire che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io, e ti tenevo stretta io. Poi vestiti inzuppati, stare lì a scherzare, poi formarci stupidi. Io vorrei, cioè, ho bisogno di te, ho bisogno di te. È domenica mattina, si è svegliato già il mercato, in licenza sono tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa, e stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di papà Giovanni, e sta lì da 40 anni o forse più, e i suoi occhi ha visto re scannati, ricchi ed impiegati, cappelloni, ladri, artisti e fili. Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla, ma vedo che ti ammolla quello là, c'ha di tutto, pezzi d'autospade antiche e quadri false, e la foto nuda di Brigitte Bardot. Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrà di più? E là, torniamo al telefono, piange il telefono. Ma non piange, ma non piange. Non piange, io penso sempre che allora, non piange, non no, piange. Fra, Francesco, no, Ivetto, c'è una dedica per te soprattutto, però è un'anonima. Prego? È un'anonima, Francesco, è una dedica per te. Dice che ti aveva sempre detto, e tuttora lo ha ribadito, che assomigli a Gianni Rivera. Ah,
questa. Però non è rimasta nell'anonimo. Questa detto... me la devi spiegare, però no, c'è qualcosa sotto. Anche lei, però, perché mi aveva sempre detto quando? Sì, che assomiglia, non lo so. Che assomiglia a Gianni Rivera. So di Gianni Rivera, alcuni... che ci avrò la camicia, non lo so, la cintura. Non lo dirà a me. Poi dopo salutiamo. Salutiamo anche la nostra amica Violetta che ci segue da Bastia Umbra e salutiamo anche i nostri amici Mario, Sara e Leonardo che anche loro ci seguono invece da Assisi. Poi passo la linea anche alla mia bellissima Ivette. Allora io ce l'ho una dedica da papà Bruno per la sua figlia Emanuela e voleva dedicare una canzone La notte di Adamo. Poi vai avanti che noi intanto ci organizziamo e poi te la metto. Cioè, hai qualcos'altro? Vediamo. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. Vai avanti, prego. La notte mi fa impazzire. Pubblicità. Che sta, quando ci vuole ci vuole. 3 minuti e siamo qua da voi. 3 minuti, 3. Trasporto, ci pensiamo noi. Trasporto e montaggio in regalo fino al 31 dicembre. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. L'Infernaccio Bar Ristorante ti aspetta in zona Prepo, stazione di servizio IP, dove potrai gustare in una bella veranda all'aperto nella sala climatizzata la nostra pizza e i succulenti piatti preparati con maestria e cura. Siamo specializzati anche in pranzi veloci. Ristorante L'Infernaccio, dove i peccati di gola ti portano in paradiso. Ti aspettiamo, vieni a trovarci, non rimarrai deluso. Al metro quadro. Siamo un'eccellenza nella cucina, nella moda, nel design e con tutta questa ricchezza ci permettiamo il lusso di non accontentarci. Noi italiani siamo fatti così. Per questo abbiamo creato la nuova collezione I su misura, perché il divano che vuoi possa diventare il divano perfetto per te, preciso al centimetro. Fino a Natale scopri gli sconti sui divani in pronta consegna. Trasporto gratuito. Scegli con Genius la caldaia ideale per la tua casa. Enigas Luce si occuperà di tutto il resto. Tu pensa solo che potrai ridurre fino al 30% i consumi di gas. Genius, l'energia è tua. Sabato 9 dicembre, gratis con il Corriere, il calendario lunare di Barbanera. Il calendario più celebre d'Italia ti aspetta in edicola per conoscere il 2018. Prenota subito la tua copia dal tuo edicolante. Il calendario lunare di Barbanera, sabato 9 dicembre, gratis con il Corriere.
terza D. Stanno studiando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto. Ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, il mio re degli assinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Ma quanto sei forte? Guarda, voi noi avevamo la possibilità di farvi fare magari tre brani, eccetera, però vogliamo, io voi, sai qual è che la mia passione, fra l'altro, no? L'ultimo però ce lo dovete fare, perché è carinissimo, troppo, troppo, siete pronti? Pronti? Sono pronti! Dentro al cuore, ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantato? Se tu lo vuoi, o prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amor ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
sei, ma quanto siete forti. Io, quando venite voi, per me qui è sempre festa. Bene, qui è gioia, sempre festa. È una gioia anche per noi. No, ma anche perché poi in quel periodo c'erano canzoni belle, c'è anche da dire questo, no? Perché voi siete bravi, vi presentate benissimo, è una cosa piacevolissima, è sempre un piacere avervi, però in quel periodo c'erano le canzoni erano queste, sì, perché erano carine, erano belle, sì, erano belle anche come le avete rifatte, e poi ma noi, erano già belle da sole, insomma. Noi adesso stiamo rifacendo tutto il repertorio e stiamo scoprendo delle vere chicche che potrete ascoltare la prossima estate. E se fosse un appuntamento per marzo, fine di marzo? Vediamo, perché no? Perché no? Certo. È un appuntamento, è una promessa. Va bene? Ci siamo tutti. Allora, ricordaci anche i loro nomi, così. Sì. Lei sì. È Alessandra, la cantante più bella, più grande, più forte del mondo. Grande e grossa. Dai. Allora, Moreno Romagnoli al sax. Sebastiano D'Onofrio the alla pianist, tastiera, the pianist. Ma il maestro. Poi Jacopo Bocci alla batteria. Molto bravo. E al contrabbasso Leonardo Tabarrini. Alessandra, grandissima cantante, bravissima, la leader del gruppo, non potrebbe essere diversamente. Adesso io, con tutto il rispetto per voi, bravissimi. Al telefono chi conta? Ancora. Grazie. Allora, al telefono, certo. Chi abbiamo al telefono? C'è un messaggio da Daniela di Santa Sabina, vorrebbe dedicare una canzone a suo uomo e si chiama Come te non c'è nessuno. Poi c'è un altro messaggio che dice un abbraccio alla bravissima Paola dalla sua band. Alla bravissima Paola, allora approfittiamo perché allora facciamo un salto anche dalle nostre signore e signorine stupende che stanno disegnando, che stanno facendo delle opere bellissime, perché vediamo a che punto è Paola con il completamento della sua opera. Paola, bellissima, che se poi sono anche bellissime queste due donne, vedi, oltre che brave. Allora, vedi, che brava. Gianni Morandi, che brava, veramente troppo brava, bravissima. Adesso il tempo di parlare un attimo con le mie telefoniste, i miei telefonisti, no, la mia telefonista e Daniele. E beh, adesso le abitudini erano sempre femminili, adesso sì, abbiamo fatto delle variazioni sul tema. Daniele, non voglio offenderti, ma tranquillo. Allora sti capelli crescono, crescono. Allora dobbiamo salutare, se è possibile anche accontentare la sua richiesta, di Roberto da Terni, Minuetto, ci richiede Minuetto. Oh. Bellissima, devo dire. Minuetto. Poi tra l'altro c'è anche un altro telespettatore, Nando da Corciano, lui addirittura ci richiede 10 canzoni di Gino Paoli, dovremmo fare una puntata dedicata solo a Gino Paoli. Vorrebbe 10 canzoni di Gino Paoli? 10 canzoni di Gino Paoli, questa è la sua richiesta, quindi secondo me dovremmo fare una puntata solo su Gino Paoli a questo punto. Oppure gli dici se ci chiama domani verso le 10:30 per pranzo abbiamo finito, 10 canzoni di Gino Paoli, anche perché dopo la seconda o la terza Gino Paoli non era, cioè non è che, cioè, è bello. Poi stanza non ha più pareti, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, la forza mi sono da non esiste. Suona un'armonica. Andiamo subito al ritornello. Allora, ancora telefono. Posso? Allora, certo. Stefano Permonia, a piacere nostro, ha detto che voleva A Stefano Permonia. Da Stefano Permonia. A piacere vostro, che brano è? Facciamo un minuetto, così accontentiamo. Stefano Permonia, facciamo. Chiamavano trattava di un missionario, era l'inizio di divini, bocca di rosa dell'uno dell'altro, lei lo faceva per passione, dovevamo farci
questo, per parlare di questo signore che era, non so se ve lo ricordate, dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan via all'ombra di fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Reale dal 53 agli al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamuni, briganti, papponi, corrotti, lacchè, tutte le ore Gustave Tenzini che suda minacce se via con me. Alla fine mi aspetto papale, mi sposto, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che bello beve me caffè, ah che bello caffè, alla carcere Santa Fe, a ricette accendere compagni se la tua papà, prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato per fa, ci costerra, si indigna, si impegna, poi getta la struccia con tanto pittura, il cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, e quell'uomo scientissimo in pezzo, io chiedo consenso a Don Raffaele, all'antuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa, un consiglio, l'assessore che Dio lo perdoni, io dentro un rulotto mi alleva il sole, a voi basta una voce mai rossa, e allo Cristo la vanno croce, con rispetto se fatto alle tre, pulito, spremuto, pulito caffè. Ah, più bello caffè, pure in carcere usata fa. Questa era una canzone bellissima, meravigliosa, meravigliosa. Torniamo al telefono, vediamo, perché si sono... tante dediche, minuetti, tante dediche. Ah, no, perché non bisogna farlo. Sì, no, allora, dai, vabbè, dai. Vabbè. Allora, nel frattempo abbiamo facci parlare con il telefono. Ma tutti e due? Ma facci dare un pochino di non ci fai. No, telefono. Grazie. Telefono? Niente. Che cosa hai? Solamente? A lei fanno solo richieste, hai capito? A lei fanno solamente richieste. Scusate, a noi no. Per favore, no, a te non le fanno mai, Stefano. A me queste richieste no, a te non le fanno mai. Nemmeno a te, Francesco. Sì, no, invece? Dobbiamo accontentare il nostro amico da Terni che ci ha richiesto un minuetto, e poi c'è ci hanno richiesto un brano a scelta. Che viene dedicato a Giuseppe da parte di Svetlana, Paola, Francesca, e ovviamente loro ci seguono, cioè, da Perugia. Tutte queste donne hanno dedicato a Giuseppe? Sì. Beato Giuseppe. Vogliamo andare al posto di Giuseppe? Giuseppe, mandaci la fotografia che la mettiamo. La mettiamo sul. Un'attesa pare un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo, tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti, no, le tue, su di me. Che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che nessun male che ti vada mai, data a me se ti andrà per una donna. Na na na, na 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 na.
cresce sempre più la solitudine. Sarà arrivata a Terni? Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì. Nel sentirmi piccola così, tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Fa un po' effetto cantare una canzone da donna. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Mi fa un po' strano. E con te deve essere per elemosinare amore. Sognati quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi che te ne vai, sono sempre fatti miei. Tanto sai che quassù, ma di me ti valorai. Tutta me se ti andrà per una notte solo tuo. La notte a casa mia, solo mille volte tuo. Qui c'è la parte più bella di questa canzone. E la vita sta passando su noi, gli orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, la donna della gioventù che ormai non ho più. E continuo sulla stessa via, sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Ecco, vedi che se la godono. E la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato. Sarà arrivata a Terni? Ma io spero ciao di sì. Ciao Terni! Anche se siamo perugini, Terni nel cuore, dai. Guarda il problema. La, 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 la. Problema ce l'hanno solo quelli del calcio. Noi questo problema musicalmente non ce l'abbiamo. Esatto. La 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 pubblicità. La 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 pubblicità. La 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 pubblicità. AutoE, vendita auto plurimarche, auto usate aziendali e chilometri zero. Adesso anche noleggio auto, van 9 posti e furgoni. Puoi trovarci a Perugia, Santa Sabina, via Corcianese 77. Ma perché AutoE? Perché sono affidabili e professionali e anche molto gentili. Ciao! Trasporto, ci pensiamo noi. Trasporto e montaggio in regalo fino al 31 dicembre. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Epta Confcommercio promuove Natale è. A Umbria Fiere di Bastia Umbra, i primi due weekend di dicembre. Oltre 450 stand espositivi in cui poter trovare addobbi, oggettistica, complementi di arredo, artigianato, abbigliamento, prodotti enogastronomici e tanto altro. Vi aspettiamo! Ingresso gratuito! L'evento mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Solo marchi di qualità artigianale, garantita, domenica 10 dicembre è a Perugia, Pian di Massiano. Orario continuato dalle 8 alle 19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano il vero e unico marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte. Gli ambulanti di Forte dei Marmi.it. Auguri e buone feste! Auguri! Buone feste! Auguri, buone feste! Buone feste! Auguri! Buone feste! Auguri! Auguri! Buone feste!
Auguri di buone feste dai 13 centri Consauto, i professionisti della revisione. Il benessere degli animali allevati, il mangime di nostra produzione, le coltivazioni dei terreni in assenza di prodotti chimici sono garanzia di veri chilometri zero e prezzi molto competitivi. I nostri prodotti racchiudono tipicità dei nostri territori, qualità come sicurezza alimentare, freschezza come gusto e aromi per un sapore di buono. Siamo l'Agricola Tardioli. Tutti parlano di noi. Puoi trovarci presso la nostra sede di Sant'Angelo di Celle a Deruta, ma anche in via Petrarca a Perugia e da novembre a Capodacqua di Assisi. Agricola Tardioli. Sapori antiche tradizioni. In via Pellas 15 a Perugia. No. Per seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci con quella gonna stretta, quando muovi il fisico con un ritmo isterico che fa. Se sei tu il mio destino, allora portami via. Io per lei ho deciso di cambiare, smettere di rovinare sempre tutto per colpa della solitudine. Sembra che mastichi le nuvole, poi non rompi mai le scatole. Sai che mi piace quella faccia da furbetta, col sorriso di plastica, mentre fai la ginnastica. Ma dov'è Francesco? C'è. C'è. Sotto. Buonasera, maestro. Stia bene. Guarda, sto in mezzo all'ambiente sportivo, un transito da quello musicale e non è male per niente. Allora, caro Frondizi, è stato un piacere. Noi ci siamo sentiti per telefono, abbiamo convenuto. La ringrazio per averci dato questa possibilità. Ma no, perché a noi fa piacere che delle squadre di, adesso dico una cosa che non va molto bene, non ma si dice per, sport minori, non si dice, però purtroppo allora dagli un altro nome, però io voglio dire questi tipi di sport che non vengono, diciamo, fatti vedere, ascoltati granché, o perlomeno hanno meno visibilità, diciamo, chiaro, sicuramente la massa, il volume ce l'ha
almeno in Italia il calcio. Eh beh, ma io il calcio non chiamo nessuno. La fortuna che io non chiamo nessuno il calcio, siamo pari. No, lo sport è no, non c'è problema, di trasmissioni di calcio ce ne sono almeno 9-10, per cui non c'è problema. E non la contate tutte? No, non ho proprio questo, non lasciamo perdere. E allora, dove siete voi? Per cui allora, tu sei del Comitato Umbro, però Comitato Umbro, e la sede ce l'hai a Perugia, e rappresenti? Anche con quel Rugby Gubbio, come dicevo prima, che ha iniziato con l'Under 14 e sì, sono sì, loro tre. Poi dopo c'è lo Spoleto, che è lui, perché tu sei il Rugby Spoleto. Perciò io rappresento il Rugby Spoleto. Beh, rappresenti in sì, questo ecco, momento, anche perché sono un dirigente. Eccolo là, e vediamo, un dirigente del Rugby Spoleto. Oltretutto alleno queste ragazze dell'Under 16, da quest'anno stanno facendo il campionato di Coppa Italia femminile Under 16 nelle regioni Umbria, Marche e Abruzzo. E quindi poi domenica avremo la prima partita di campionato da noi a Spoleto. Bene. Siamo orgogliosi, quindi invitiamo tutti quelli che possono venire a vederci. Va bene, a Spoleto, perciò, Spoleto, campo, domenica, il 10, allora, dalle 11 fino alle 3. Messaggio per tutti, perciò, domenica, dalle 11 fino alle 3. Dalle 11 fino alle 3. Perché, così tanto dura? Eh sì, perché sono 6 squadre che vengono da tutta, dalla regione delle Marche e dall'Abruzzo pure, quindi ospitiamo. Perché ospitiamo? Perché poi alla fin fine, finite le partite, la squadra ospitante offre il terzo tempo, quello che poi è il momento di divertimento dopo aver faticato in campo. Scusa se io sono un po' venale, ma dopo si mangia? E quello è il terzo tempo. Terzo tempo, mi piace sto sport, ho capito, è il terzo tempo, hai capito. Vedi, questo già sport mi piace molto. Il terzo tempo è conosciuto il rugby appunto per il terzo tempo, perché ma io credo che è un momento conviviale. Amicizia, conviviale, cioè magnate proprio. Sì, sì, sì. Ah, sì. È anche bene. È vero, tutti belli messi bene, ho capito. Va bene, perciò tu invece sei perugina. Sì. Hai la sede qui a Perugia. Sì. Per cui fai un appello, ti diamo due secondi. No, ti diamo la possibilità di far sapere su quella telecamera a chi vuol venire a giocare a rugby di ragazze dove deve venire e quando. Allora, la porta è aperta a tutte, dalle bambine dai 4 anni fino agli 80. Noi cerchiamo tutte le ragazze, bambine, donne che si vogliono mettere alla prova, e noi siamo la dimostrazione che comunque siamo delle ragazze normalissime, che siamo appassionate di questo sport e veramente è... Dove avete la sede? A Perugia, noi ci alleniamo a Pian di Massiano, dentro il percorso verde. Dov'è? Cioè il campo da rugby. Cioè, perfetto. E ecco. Chiunque voglia venire è benvenuta, sì. Perfetto, sì. Ci fa piacere. È stato un piacere ospitarvi, e speriamo che la compagine si infoltisca, diventate sempre... Sicuramente, anche perché in Umbria il rugby al maschile o al femminile comunque sia in aumento, si sta sviluppando sempre di più. Sì, è vero. Grazie anche alle persone che quotidianamente, tra dirigenti e allenatori delle varie società, si impegnano su questa attività che... Non primeggia come gli altri sport, però è una bella consistenza. Noi abbiamo bisogno di queste. Grazie a voi, naturalmente, di essere qua con noi. Telefono e poi andiamo dalle due artiste. Sì, grazie Francesco. Daniele, fammi parlare un po' con quella bella signorina. Che stasera ha fatto il battesimo del telefono, del microfono, della televisione, del Gerlinda, del prosecco, sì, è vero? Sì, ha fatto anche il battesimo del prosecco. È bravo. Battesimo del prosecco. Senti, che cosa hai per noi? Che cosa hai per noi? Allora, io ce l'ho un saluto da Maria Chiara al nostro super mega tecnico Leonardo. Scusa, non ti ho sentito perché mi sono distratto, non perché non ti sei spiegata tu, scusami. Ce l'ho un saluto da Maria Chiara al nostro super mega tecnico Leonardo. Ah, il super mega tecnico Leonardo, hai capito, perciò ho capito. Saluti e eccolo Leo. Che canzone? Eccolo là. Eccolo, saluta Leo. Saluta con tutti i suoi bottoni, guarda, con tutte. Siamo in,
con tutte le sue mani, siamo nelle sue mani, sì, nelle sue mani, grandi, mani grandi. Allora, altro Daniele. Sì, però poi io ho dei saluti e poi concludo anche con una dedica. Salutiamo Gabriele che ci segue da Collestrada, poi anche Anna Chiara, saluto anche Giacomo e Daniela che loro invece ci seguono da Elra di Corciano. E Anna Chiara la conosciamo, Anna sì, Chiara. Anna Chiara la conosciamo. Ah, beh, allora non sorvolare, per favore. Anna Chiara la conosciamo, ecco, no, credevo che non la conoscevamo. Sì, cioè, la conosciamo. E poi invece c'è il nostro amico Silvio da Perugia che dedica Diamante di Zucchero a Francesca, la nostra artista che abbiamo proprio qui. Al mio fianco. Hai capito. Allora, complimenti. Allora, fatemi parlare un attimo con Lamberto per concludere il discorso a Braxas, che nel frattempo al regista chiediamo di mandare qualcosa di quello che ovviamente abbiamo realizzato sabato sera durante quella, diciamo che poi fra l'altro era una serata destinata alla beneficenza. Assolutamente, alla sono stati raccolti dei fondi e ovviamente devoluti alla ERC. E c'era tantissima gente, più di 400 persone a cena, e naturalmente sono stati raccolti dei fondi. Grazie a tutti, sì. E naturalmente durante la serata c'erano i DJ che facevano parte di un gruppo di tanti anni fa e soprattutto il vostro gruppo, che è nato. Il nostro gruppo nasce nel 2012 con una formazione estremamente ridotta che poi col tempo si è ampliata, è cresciuta, allargata dal punto di vista del percussivo e poi con l'ingresso dei fiati, quindi sax, tromba, trombone. Attualmente la formazione è di 11 elementi. Stiamo proponendo questo sound di Sant'Anna straordinario che coinvolge. Usciamo anche Puglia, Marche, Lombardia, per cui speriamo di... Sono contento, Lamberto, lo sai, perché io non ero mai riuscito a venirvi a sentire. Per cui siamo amici da tanto tempo. Me la sono... lo so, tu sei venuto a trovare me spesso, perché era molto più semplice, e io non ero mai riuscito. Però me la sono goduta, la prima parte solamente, perché son dovuto andare via poi. Spero che si ripeterà la cosa. Sì, alla prossima occasione lo faremo volentieri. Il gruppo si chiama Abraxas Band. Ricordatevi che questo gruppo è... Potete trovare sulla pagina Facebook, Abraxas Band. Esatto, per cui lì potete seguire anche i vostri gli spostamenti del gruppo. Video dei concerti, tutte le news. Potete andare a trovarli, per cui sicuramente sarà veramente un piacere. Diamo appuntamento per un bellissimo concerto a Lyric di Assisi a febbraio, 24 febbraio. Allora, il 24 febbraio a Lyric di Assisi, a Braxas, in un altro concerto bellissimo, sempre di beneficenza, con dei brani che sono quelli poi della storia di Sant'Anna, quelli più caratteristici, e io me li sono riascoltati con un grandissimo piacere. È stata veramente partiamo dal 1965 non so chi c'era, però partiamo dal 1965 fino ad oggi. Voi non c'eravate, perciò ascoltate bene, perché avete tutto da imparare, perché voi adesso ascoltate quelle cose lì che non se ne ricorda nessuno. Senti il maestro predica dal pulpito, senti come predica dal pulpito. È stato un grande piacere, Lamberto, sono contento che siete venuti. Grazie dell'ospitalità. Abbiamo avuto il piacere deciso di farti dono della nostra. Ah, questa è la divisa ufficiale, guarda, eccola qua. Hai capito. Grazie! Questa me la metto, Ah sì, Questa Sant'Anna Tribute Band. Questa è la vostra divisa ufficiale? Assolutamente. Ah, vengo. Grazie Lamberto, grazie. È stato veramente un piacere. Hai capito. Ci sono due dediche. Facciamole. Le facciamo. Allora, mettiamo in palio il pallone. No. Qualcuno si arrabbia. No. Chi l'ha detto? Messaggio. Vediamo, sì. Dove siete? Ho un bel messaggio d'amore, lo leggo proprio testuali parole come ci è arrivato. Amami come la conchiglia, ama la sua perla. Ti amo, amore mio. Benedetta Contadini. Come? È una cosa bellissima. Questa cosa è una cosa bellissima. Bellissimo. Una cosa bellissima. Io invece ce l'ho un messaggio da Daniele.
e vorrebbe ascoltare Acqua e Sapone degli Stadio. Acqua e Sapone degli Stadi, sì, hai ragione, perché è un brano bellissimo. Senti, abbiamo delle altre cose, vi siete scordati di qualcosa durante la serata, devo dire. Senti, Anna Chiara è quella che conosciamo. Ah, hai capito. Ma chi l'ha fatta la dedica che non ho sentito? La dedica l'ho fatta io. C'è un altro messaggio. Sì. C'è un messaggio di Simone e Fabio di San Mariano e vorrebbero ascoltare Pupo e canzone Ciao. Pupo? Lo sai fare? Scusa Stefano. Gelato e cioccolato, non te l'ho dato. Gelato e cioccolato, ma dove vuoi andare? Ti amo, ti annoi, va bene, balliamo. Sei bella e ti lasci guardare. Facciamo qui. Per te non c'è niente da fare, nascosta dai lunghi capelli. E via, e così via. Va bene, per Pupo ne parliamo la prossima volta. Era un Pupo basta così. Era un cantautore Pupo, no? Per cui non era serata, però l'accenno andava bene. Senti, e poi che cosa abbiamo? Che cosa avete nella vostra, nel vostro... C'è altro? Telefono? In ultimo ci richiedono Umberto Balsamo con Balla, la nostra amica Anna da Trevi. Mamma mia, Umberto Balsamo. Vai. Cioè Umberto Balsamo. Senti, parla? Facciamo Balla. Balla oppure un angelo azzurro. E non ce ne sono le canti, ballano, balla come balla, balla. Tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla. Può bastare. E poi dicono tutti che non facciamo i brani dal vivo. Ecco, dal vivo così, dal vivo a mano, come dice, come gli applausi fatti tutti a mano, no? Quelli così, no? Navigatori esperti di città. La sapevi questa? Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Abbiamo il sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci infermiamo sulla riva, gente che va, guarda l'orizzonte e se ne va. Gente, portaci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa, gente che è sola, che c'è più gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello
che ci avviciniamo alla fine della serata. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tuo ora sei. Tutti i sogni miei, hey, 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 come ti vorrei, ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi ha chiesto lui chi è e lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come chiudendo, per cui ringraziamo Igerlinda che ci ospita, Cinzia, Paolo, Paolo, Daniela, Leonardo, chi ha offerto la bevuta, le due stupende ragazze bellissime e bravissime che ci hanno fatto due disegni stupendi, Abraxas Band, le ragazze bellissime e bravissime con i loro dirigenti del rugby femminile. Ma c'è qualcosa che non sta. E naturalmente quelle due bellissime persone al telefono che è Daniele e questa nuova entry, una new entry bellissima, Iveta. Guarda quanto è bella sta donna, quanto è bella. Grazie Stefano, il mio compagno di viaggio. Francesco Conte. Per finire abbiamo una canzone di Lucio Battisti con la quale chiuderemo la trasmissione. Grazie alla regia, grazie ai tecnici, grazie ma a quelli tutti di sotto che ci hanno offerto la bevuta, l'hai ricordato? Si è visto che l'ha bevuta, si è visto che hanno offerto la bevuta. Stessa strada, stessa porta. Se son venuto qui questa sera da solo non riuscivo a dormire perché di notte ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare in un volo, credevo che l'azzurro dei tuoi occhi per me fosse sempre cielo, non è, fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani come sono fredde tu tremi, no non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, 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 dimmi che noi non siamo stati Credevo proprio che fossi sola,
credevo non ci fosse nessuno. Bene, scusami tanto se puoi, signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me, io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani, come sono freddo e tu tremi, no, non sto sbagliando.